Dopo due turni il Lanciano ritrova il successo. Pieno finisce 2-0 per la squadra di Giuseppe Di Pasquale, il cui uomo in più Stefano Micci, che fa ancora una volta la differenza con due reti, uno per tempo. Turno di riposo per Omar Scipple, attacco con Gragnoli, supportato dall'esterno capocannoniere e da Mattia Rodia, delfino flacco per nulla intimorito e battagliero, pronto a creare anche pericoli ai rossoneri con trame di gioco in profondità. La cronaca, l'avvio è soporifero, un corner di Micci, che è il maggior possesso palla pescarese, che però non è efficace negli ultimi 16 metri. Per il primo acuto degno di nota bisogna aspettare il minuto 18, l'azione della delfino flacco è insistita, Forti ci mette una mano e Lanciano ci mette una pezza a colori per sventare un grande pericolo. Al 23esimo però arriva il vantaggio dei frentani, bravo Rodia a convergere e a servire un pallone per Micci, che prima la domestica e poi lo scaraventa in rete, è il gol dell'1-0. Al 28esimo la risposta da fuori area degli ospiti, ma Forti smanaccia in corner. Minuto 32, calcio di punizione di Micci per la testa di Lucarino, ma la palla sorvola di poco la trasversale. Al 41esimo contatto Marfisi d'Alessandro e calcio di rigore concesso ai frentani da Franchi di Teramo. Quintigliani, lo specialista, questa volta calcia la palla alla sinistra dell'estremo difensore ospite, dunque non cambia il risultato. La ripresa all'ottavo minuto, ancora un pericolo per il Lanciano, angolo degli ospiti, cross che sorvola l'area frentana, ma l'impatto di Lupo spinge la sfera sul fondo anziché all'interno della porta. Al 18esimo il Lanciano però raddoppia e lo fa ancora una volta con Stefano Micci, che rapace ad intercettare la palla vacante, prendere il tempo alla retroguardia ospite, a spiazzare il portiere con un bis di precisione. Al 26esimo è altruista Gragnoli ad offrire un pallone d'oro a Marfisi, che però si fa murare da Rossetti. Un minuto più tardi ci prova dalla distanza Cristiano Verna, ma il tiro non è particolarmente insidioso. Delfino flacco che però non getta la spugna. 31esimo, calcio di punizione insidioso da una ventina di metri, Forti neutralizza in due tempi l'insidia. Al 33esimo è Denis Di Rocco a sfiorare il tris con un tiro incrociato, ma la retroguardia pescarese si salva sulla linea. Minuto 39, Di Rocco appoggia al limite dell'area per Marfisi, che spara a rete, ma il tiro è controllato senza patemi. A corollario della vittoria due considerazioni individuali, la prima per Micci, che arriva a quota 21 capocannoniere con Miani dell'Alba Adriatica, la seconda per Denis Zela, che torna in campo dopo 8 mesi e dopo aver superato un grave infortunio.